Questa è la Zetacam E2, una macchina in grado di registrare in 4K fino a 160 fps. Tuttavia, il focus del video non sarà lei, ma il setup modulare che le ho costruito attorno e che in un attimo mi consente di passare da riprese fisse a riprese a mano, così come da un gimbal leggero a uno pesante. Insomma, sui set dove la velocità è fondamentale, questo setup mi consente di essere pronto rapidamente, qualunque sia l'esigenza. Ah, piccola premessa, tutti gli accessori che menzionerò e vi mostrerò li trovate in descrizione. Per lo più sono pensati per essere universali, ma ovviamente se volete costruire un setup modulare non fermatevi a ciò che vi consiglio. Il fatto che io usi degli strumenti per lavoro e ve ne parli non significa che siano i più economici, banalmente, né che siano perfetti per quelle che sono le vostre necessità. Prendete piuttosto ciò che vi dico come una base di partenza per capire quanto si può fare con pochi gadget ben pensati. Base di partenza che nel mio caso è stata appunto la Zetacam E2, a cui ho subito messo un cage della Small Rig. Cage non tanto per proteggerla quanto per espanderne le potenzialità grazie a due standard molto usati nel videomaking e nel cinema, ovvero le filettature da un quarto e i NATO rail, cioè dei binari per agganciare e sganciare rapidamente accessori compatibili. E infatti il primo gadget è una maniglia laterale con attacco NATO e con all'interno un vano per l'SSD in cui ho inserito una Samsung T5 da 1 TB collegata alla Zetacam via USB-C. SSD decisamente capiente che mi consente di coprire tranquillamente un'intera giornata di riprese, che io registri in H265 piuttosto che in ProRes a 24 o a 120 fps, e che soprattutto mi consente di risparmiare sul lazy fast, delle schedine che sono velocissime, delicatissime e maledettamente care. Per farvi un paragone, una SeaFast da 256 GB di marca scadente costa intorno ai 200 euro, di buona marca anche 300. Un SSD da 1 TB ne costa la metà, 150 euro per il quadruplo dello spazio. Sul lato superiore del cage ho poi avvitato un altro NATO rail a cui posso agganciare o direttamente un portamonitor oppure, come succede più spesso, una maniglia con sopra un portamonitor, che nel mio caso è un Atomos Ninja 5. E so che potrebbe sembrare un'aggiunta superflua in quanto c'è già quella laterale, ma quando molte inquadrature sono a mano, una seconda maniglia è fondamentale per poter avere più punti di presa per la camera e gestire le riprese da varie angolazioni. Infine, sulla destra c'è tutto ciò che serve per gestire i fuochi da remoto, senza dover quindi toccare la lente. Qui ho messo una canna da 15 mm per il motore e un carrellino per mettere e togliere rapidamente il controller del Tilta Nucleus N, che è appunto il kit che uso per i fuochi. Il controller ha una batteria all'interno, mentre il motore lo alimento con delle V-Lock compatte che nel frattempo forniscono energia anche alla camera. Ah, sopra la maniglia laterale, per quando mi servono un microfono piuttosto che un trasmettitore video, ho posizionato un'ulteriore slitta, sempre della Small Rig, come praticamente tutti gli accessori mostrati finora. Perciò questo è il primo setup, per riprese fisse, a mano e a spallaccio, dunque con la camera qui. In quest'ultimo caso semplicemente basta sganciare il monitor e sbalzarlo in posizione frontale e per farlo spesso si usano dei braccetti collegati direttamente allo spallaccio. Le cose iniziano a variare, e qui veramente si apprezza la modularità, nel momento in cui entrano in gioco i gimbal, nel mio caso un Ronin S e un Ronin M. Prima di vederli però ricordatevi che se il video vi sta piacendo potete farmelo sapere qui sotto e che se volete sostenere il canale il modo migliore per farlo è acquistare su Amazon tramite i miei link. A voi non costerà nulla di più, ma a me arriverà una piccola percentuale. Tornando ai gimbal, quello che faccio quando devo usarli è rimuovere la maniglia laterale e le parti superiori e togliere le batterie più ingombranti utilizzando al posto delle classiche NPF. E di nuovo, il fatto di avere tutto agganciato con il sistema NATO mi consente di togliere in un attimo i gadget senza ricorrere a brugole o altri strumenti. Una volta che la camera è sul Ronin S, tramite lo stesso portamonitor del primo setup aggancio il Ninja 5 a una maniglia frontale, che udite udite è sempre della Small Rig, e che non solo consente di scaricare meglio il peso, ma anche di distribuire gli accessori, senza creare accrocchi strani che rischiano di sbilanciare. In ultimo, sulla sinistra del Ronin ho messo una slitta simile a quella che c'è attaccata alla camera per il controller dei fuochi, il cui motore viene alimentato direttamente dallo stabilizzatore. E voilà, secondo setup completo.
questo ideale per il videomaking run and gun, ovvero quelle situazioni in cui devo essere compatto e gestire riprese e fuochi in autonomia. Il Ronin M entra in gioco quando si tratta di corti e lavori che richiedono camere più ingombranti e con tanti accessori, ma il setup base è lo stesso dell'S, quindi pulito e con solo il o i motori per le ottiche che di nuovo verranno alimentati dal gimbal. La maniglia superiore per il monitor invece la aggancia a un NATO rail posto sopra un grip della DJI in modo che faccia da maniglia per l'intero Ronin e così da avere lo schermo in posizione centrale. E poi, siccome questo è un setup che viene usato in contesti più cinematografici, nella parte superiore ci sono tutta una serie di aggiunte. Alla sinistra del monitor ho posizionato un morsetto con una slitta su cui tengo un trasmettitore, mentre sulla destra ho messo un altro morsetto con un Magic Arm e una pinza per smartphone. Qui inserisco appunto il telefono collegato alla rete wifi della camera per poter gestire facilmente i valori senza toccare e sbilanciare la Z-Cam. Infine, sopra le maniglie ci sono il thumb controller del Ronin e, nel caso serva, il controller della Tilta, inserito in una slitta simile alle due dei setup precedenti. Ah, e solitamente aggiungo anche un clamp con un Magic Arm per la Insta, per fare un po' di backstage a 360 gradi. Ovviamente, da una situazione all'altra, alcune cose possono variare leggermente, cavi in primis. Quando sono a mano io ne uso uno abbastanza corto dell'Albin's Cable, mentre sui gimbal metto un adattatore a 90 gradi e poi un cavo ultra sottile per evitare di sbilanciare. Inoltre, volendo posso montare l'SSD sui Ronin tramite un morsetto small rig, ma per praticità e velocità la tengo quasi sempre nella maniglia e sugli stabilizzatori utilizzo le Z-Fast. Come detto all'inizio, naturalmente questo non è il setup perfetto né quello definitivo. O meglio, lo è per me in questo momento, ma da qui a 2 mesi potrei decidere di rivendere entrambi i gimbal, sostituire la camera o chissà cosa. Anzi, adesso che hanno presentato il Ronin S2 e soprattutto l'ecosistema Tilta per l'RS2, qualcosa mi dice che entro pochi mesi una follia la potrei fare. Se la farò, ovviamente, unboxing e mille storie su Instagram, quindi seguitemi lì, ma non è questo il punto. Quello che conta per me al momento, anche dovendo sostituire tutto quanto da qui a domani, è continuare a giocare sul concetto di modularità, per poter partire da un nucleo centrale e in un attimo mettere in piedi la configurazione migliore per ciò che sto andando a riprendere. Ed è semplicemente una questione di tempo e pianificazione, per capire quali strumenti sono più adatti alle varie esigenze. Ah, importantissimo, stavo quasi per dimenticarlo. Per passare velocemente dal treppiede ad altri supporti io utilizzo una piastra Manfrotto. È standard e per non doverla sostituire ogni volta basta mettere un morsetto compatibile su tutti i mezzi che andrete ad utilizzare. Perfetto, io spero che il video vi sia piaciuto. I link sono tutti in descrizione insieme a like e condivisioni e mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate e se avete adottato delle soluzioni alternative per i vostri setup. Potrebbero tornarmi utili per quelli futuri. Noi ci rivediamo praticamente tutti i giorni su Instagram e prossimamente di nuovo qui su YouTube.